parlare del mercato del Milan, che ho trovato assolutamente molto, non dico di grande qualità, perché per esempio sono stati acquisti, va bene Cerci, va bene Destro, del quale sono contento abbastanza, però noi del Milan siamo abituati con molto meglio, diciamo. Acquisti che abbiamo avuto tipo Kakà, tipo Sheva, non potranno più tornare perché c'è una situazione di fair play molto, molto proibitiva. Come si sa, adesso c'è tanta crisi e certi giocatori a certi livelli non si possono più prendere. Però insomma speriamo che la squadra si tiri su e che possa andare meglio nelle prossime partite un po'. La situazione destro mi piace molto perché non so voi, ma lo trovo un attaccante bravo, prolifico, che sa il fatto suo e soprattutto è uno che sa giocare a calcio, ragazzi. E riguardo Cerci, avevo migliori prospettive, ma sinceramente mi aspetto una forma di speriamo che insomma nelle prossime partite possa rivelarsi decisivo per il Milan. Per il resto, come mercato lo trovo così così. Bisognerebbe comprare un altro difensore, ma vedremo cosa succederà nei prossimi giorni prima della fine del mercato. Per il resto, tutto a posto, mi sto curando, sto facendo le mie terapie, che spero che vadano a buon fine, così magari sto anche meglio al ginocchio. E così. Non mi aspetto altri scenari molto belli per quanto riguarda il mercato del Milan, perché noi milanisti ci aspettiamo il colpo finale come al solito di Gagliani e così, insomma. Speriamo che tutto vada bene. Sono giorni di riposo per me, finalmente. Ok, tutto a posto, ragazzi. Per il resto i progetti del CEO vanno avanti. La pagina Facebook la inaugureremo molto presto, non so quando, anche perché ci devono dire le disposizioni, quando potremo dare via il nostro progetto definitivo, bisognerà vedere quando insomma si potrà fare e così. Per il resto vi saluto, vi mando un abbraccio grande e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao a tutti, Samuele. Ciao ciao.